probabilmente servirebbero due Stepney per affrontare la missione di oggi. Scrivetemi qua sotto nei commenti chi è il vostro compagno di duo preferito in assoluto. Ovviamente condividetegli il video, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, ma soprattutto nel negozio di Fortnite utilizzate il codice creatore Stepney. Vi auguro una buona visione. Ragazzi, qui è Stepney e bentornati con questo nuovissimo video nelle solo versus duo di Fortnite. Oggi utilizzeremo il mietitore, sarà molto complicato, ve lo dico già in anticipo, quindi mi servirà un grandissimo in bocca al lupo perché don't feel. Perfetto. Abbiamo bisogno di un posto che conosciamo molto bene. Picco Polare non ci tradisce mai. Vi ricordo che sono da solo, quindi non mi aiuterà nessuno. Che poi faccio lo spavaldo con lo zainetto che conta le kill, come se ne facesse chissà quante. Per una volta voglio crederci davvero. Muori, grazie. Wow, cosa gli ho fatto, raga? Cosa gli ho fatto? Finita, raga, siamo morti. Tra tutte le armi che potevo trovare, veramente la Gatling. Io non ci credo. Non ci voglio davvero credere. Stanno arrivando a cercarci. Ecco gli scudini. C'è qualcuno. Preso uno. Preso anche l'altro. Mamma mia, che inizio fogante. Sono contento, dai. Fuori c'è ancora il panico comunque. Una roba allucinante. Questo è quello che volevamo vedere. Dai, carichi! La pistola ci ha completamente salvato la vita. C'è qualcuno sotto? Sì, è di qua. Non riesco a colpirlo, raga. Calmi. Oh mio Dio. Sono davanti a me. Come? Non è vero. Potevo farcela, dovevo solamente recuperare lo scudo. Mi ho fatto a morire a questi due bot. Facciamo finta che non sia successo niente. Quello di prima era solo il riscaldamento. Va bene, ce ne andiamo di nuovo a Picco Polare. Ah, stavolta l'arma la voglio subito. Pistolina, istantaneamente. Ciao, amico. Muori, va. Diciamo che il tac bianco non è proprio la mia ambizione. Però vabbè, ce lo facciamo andare bene. Che vi devo dire? C'è qualcuno là fuori. Intanto ne uccidiamo uno. Lo abbattiamo bene bene. Quello lì che fa, scusami? Muori, va. Ti uccido, va. Così non c'è il rischio che qualcuno ti possa curare in qualche modo. Anche se quello laggiù è stato già curato. Ah, sono sopra di me tipo. Ciao amico. Muori, vai anche te. Così non c'è più il rischio. Come prima, ragazzi. 4 kill. Really? My god. Ti pusha? Siamo nei guai. Non è vero mai nella vita. La maledizione delle 4 kill? La chiamiamo così? Avevo il launchpad, potevo scappare. Secondo me è un suicidio, però potremmo considerare l'idea di buttarci dentro al vulcano. Sarà strapieno di gente. La cassa sopra c'è però, quasi quasi. Vai così. Terraggio magistrale. Mitraglietta recuperata. Molto bene. Adesso devo prendere tutto al volo. Così, più o meno, più o meno. Va bene, va bene. Io ci sto. Ciao amico. Uno preso. L'altro pure. Ho eliminato una squadra proprio easy peasy lemon squeezy. C'aveva entrambi pompa lui. L'altro non aveva niente, poveraccio. Dai, fermo lì, apri la cassa, bra. No, non ci credo. È caduto, meno male. Non viene da me. Non avrebbe senso venire da me. Muori, grazie. Mi sparerei subito il medikit per stare tranquillo. Siamo riusciti a sopravvivere a questa situazione che poteva essere alquanto scomoda. Qualcuno è appena stato respawnato qua giù in fondo. Ok, allora ci divertiamo.
No, ragazzi, è impossibile. Non costruisce dove vuoi. Stupido furgoncino del cavolo nel mezzo! 3 di vita! L'ho scialata completamente. E il destino del video di oggi? Fare tutte queste figure di me? Bene. Io eviterei molto volentieri Loot Lake. Piuttosto cercherei di concentrarmi in un'altra zona della mappa, ovviamente. Come ad esempio Borgo Bislacco. Il mio editore si trova a casa laggiù. Atterraggio perfetto. Let's go. No, non ci voglio credere. Cosa? Cos'è sta roba? Non scherzo. E io devo chiudermi qua sopra in casa. Non so se vi rendete conto. Ho trovato solamente cure. Io non esisto. Io non esisto. Sta andando via. Mio Dio, sta andando via davvero. Se n'è andato, ragazzi. Devo trovare un'arma. Oh mio Dio, il massacro. Va bene anche una pistola, ma un'altra slurpy. Non ci credo. Munizioni per il pompa. Costruzioni. Dai, non è vero. Non è vero che non ho un'arma. Non è vero. Fucile a pompa. Ok. Non è molto, ma è un lavoro onesto. Ucciso. Bella roba. Sono ancora vivo. Non so come neanche io. Secondo me qua dietro c'è una free kill. Aia. Oh yes. Doppia uccisione. Mamma mia. E anche a sto giro abbiamo le nostre 3 kill. Anche se in realtà adesso non ho nient'altro. 2 rift sono interessanti. Ne uso uno e me ne vado di qua, va? Questo inizio è stato tosto. Abbiamo recuperato non so come. La mitraglietta è troppo forte, è illegale. A Paradise Palms c'è stato un massacro praticamente. E stanno ancora combattendo laggiù in fondo. Devo intervenire perché saranno tutti con pochissima vita. E sarà molto divertente. Vai Step. Va bene, bravi, dai. Siete solo voi più forti, complimenti. Molto bene. Oggi ci riproviamo. Nuovo personaggio nel negozio. Acquistata immediatamente. Mi ricorda vagamente la Renegade Rider. Quindi compriamola anche solo per quello. Ovviamente usando il codice creatore Stepney, ragazzi. Solo versus duo. Andiamo a picco polare, ragazzi. Posto tranquillo dove andrà sicuramente tutto alla grande. Ci la pompa al volo. Bella storia. Chug jug. Let's go my friend. Qualcuno ha riftato. Vabbè, lo faccio anch'io. Easy. Morite tutti, grazie. Da bam bam boom. Spariamo lo scudo a 50. Recuperiamo le pozioncine e si riparte. Mori, grazie. Siamo già a 3 kill. Let's go così, ci piace. Dove sta andando il nostro amico? Sta scappando sotto. Guardalo lì. Sparo l'altro scudo da 50 e lo andiamo a cercare adesso. Ucciso anche lui. Mamma mia. C'è qualcuno sotto? Come? Ma non è vero, ero fuori dalla porta. Non a caso, tutto a caso questo gioco. Non so se vi siete resi conto, ma è da 3 giorni che cerco di registrare questo a solo versus duo. Nel frattempo noi continuiamo il nostro misero tentativo di creare un video incredibile dove vinciamo le solo versus duo, che finirà sicuramente male. C'è qualcuno sotto? Occhio Step. Dammi veloce sta cassa mortacci tua. C'è qualcuno sopra? No, non credo in teoria. Qua è chiuso. Qua abbiamo un fucile a pompa, grazie. Stanno scappando. Uno è a terra. Stava sparando all'altro? Perché? Uno è andato. L'altro mi sa che se l'è data a gambe. Quanti materiali hai? Finiranno? Che fai? Mi spari? Ciao. Anche lui lo uccidiamo easy. 2 kill, mi sta bene così. Vabbè, questo stava praticamente laserato. Tiriamoci il medikit immediatamente, raga. Ehi, che stavi a fare tu, eh? Raccoglievi i cadaveri degli altri? Non si fa, è una cosa brutta. Aia. Quanta vita hai, scusami? Perché non è possibile questa cosa.
No, un altro. Ma basta! La maledizione delle quattro uccisioni, non c'è verso. Voglio provare a fare un posizionamento decente, quindi atterreremo lontanissimi adesso dalla discesa dell'autobus. Avremo un loot così potente che non potrà fermarci nessuno. A few moments later. Pure la mappa del tesoro? Wow! C'è qualcuno, raga. Potrebbe essere un grosso problema. Quel fucile a infanci che è devastante. Praticamente morto il tipo, lo pushiamo. Uno a terra. L'altro è qua sotto. Ciao amico, easy. Un team eliminato. Vediamo un po' cosa avevano i nostri amici. E là là, un sacco di roba interessante. 2 hours later. Eccolo qui, il nostro amico. Veramente vuoi dirmi che ci sono due Scar, ma non c'è una mitraglietta, un Barrett, niente. Incredibile. Io che ho lasciato il Barrett sperando di ritrovarlo, mannaggia a me. Ho visto qualcuno in lontananza. Non so se affrontarlo. È qua sotto di noi, eh. Ecco il suo amico. We are dead. No, non si fa così. È da maleducati. Ma non è vero mai nella vita, dai. Mi trovano qui e non c'è verso. Tranquilli, raga, siamo al sicuro. Ricarichiamo questo e ce ne andiamo, eh. Via. E là là, vi piacerebbe. Sì, ciao. Non pensavo di beccare il compagno nel momento peggiore in assoluto. Headshot a quello sopra. Quello sotto è praticamente morto. Stanno intervenendo terze parti, eh. Oh, materiali, grazie. Con calma, ragazzi. Uno a terra. Stai calmo, Step. Ciao, amico. Morirei dalla tempesta se continui così. Muore dalla tempesta? Ma sul serio? E muori. Cavolo. Eccolo là, lo sapevo io. Ho 4 kill. La leggenda delle 4 kill. Albero del cavolo, levati di qua che rompi solo le scatole. Posso ancora farcela, non so come, ma posso ancora farcela. Sempre nelle situazioni peggiori, Step, è incredibile. Fungo qua, un fungo là. Io piano piano ce la farò. Un laserato, altro pure. Quello lassù in cima pure. Che devo fare? Raga, devo prendere questo airdrop o sono morto? C'è un chug jug. C'è un chug jug, raga. La vita. Chug jug, lancia missili e medikit. Cosa voglio di più? Il mio launchpad di prima è ancora in zona sicura, quindi lo usiamo adesso, va. Qua dietro di me è bianco, è bianco, è bianco, vado. Preso. Siamo vivi e non ci ferma nessuno. Uno contro due contro uno, ok. Nel dubbio, visto che non ho materiali, siamo morti. È finita. Sono dal lato buono della tempesta, in teoria, eh. Muori, grazie. Veloce, no, no, brutta storia. Brutta, bruttissima storia. Uno contro, uno contro uno. Uno contro uno. Ragazzi, il mito è stato sfatato! 7 kill! Quanto sono felice, ragazzi, incredibile! Cari amici, non so esprimervi quanto io sia felice e contento di essere riuscito in questa missione impossibile! Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, ricordatevi che l'unico codice che dovrei utilizzare è quello di Stepney. Noi ci vediamo nei prossimi giorni, nel prossimo video. Cosa per tutto. Rotea, rotea ancora! Festeggeremo in grande stasera!